Noi siamo stati sconfitti due volte. Siamo stati sconfitti dalla dittatura militare l'11 settembre del 73 e posteriormente siamo stati sconfitti al processo di democratizzazione del paese. Io personalmente posso volere qualsiasi cosa, ma questo che io voglio non conta niente. Che il mio ritorno non poteva essere il ritorno e basta. Però il Vaticano, non il Papa, la sua squadra diplomatica tratta con la dittatura diverse cose, tra cui le amnistie. Cominciano, a me mi hanno dato l'amnistia quando è andato il Papa. Gli accoliti del Papa, diciamo, trattano con la dittatura. Fermano quattro condanne a morte che c'erano, li fermano, gli danno un'amnistia e poi danno anche un sacco di amnistie. Mia mamma è andata al collegio degli assistenti sociali che hanno chiesto per me e quindi hanno dato l'amnistia anche a me. Io arrivo all'86 in Cile, sono andata, quando appena mi hanno dato l'amnistia sono andata subito, no? Però lì comincia un po' il declino della dittatura. Vado in Cile, chiedo permesso al mio lavoro, mi dicono stai quanto vuoi. Non preoccuparti, vado, sto là due mesi durante la campagna per Halloween e il Parlamento, quel periodo, 89-90, finale 89, inizio 90, e vedo lì se c'è possibilità di tornare, come sta la situazione, parlo con tanta gente nella mia provincia, trovo dei compagni già che sono anziani, che quando io avevo 23-24 anni loro già ne avevano 40, alcuni di loro erano ancora vivi, e trovo altri che avevano la mia età e erano usciti e stavano tornando in quel momento pure per stare la situazione e vedere se c'era spazio per noi che mancavamo già da 20 anni. Io non ero d'accordo per tornare in Cile. Io non avevo molta conoscenza di quello che stava avvenendo a livello di che cosa era l'organizzazione in quel momento, il suo radicamento nel popolo cileno. Mi sembrava, con la poca informazione che io avevo, che era molto scarso il radicamento che aveva e mi sembrava assurdo per portare dall'estero dei quadri politici chiaramente conosciuti degli organi repressivi, non soltanto per quello che avevano fatto questi compagni, i nostri compagni o tutti quanti noi nel periodo precedente al colpo di Stato in Cile o successivamente dopo il colpo di Stato, ma anche perché tutte le organizzazioni della sinistra eravamo fortemente infiltrate all'estero. Cosa ho trovato? Un paese completamente diverso da quello che avevo lasciato. Ma completamente diverso, ma non solo dal punto di vista ideale, ma anche dal punto di vista architettonico. Tieni conto che vai per le strade di Santiago, anche solo nel viaggio dall'aeroporto a casa mia, non conoscevo niente. Era un altro Cile, era un altro Cile, era anche un altro discorso quello che facevano i compagni, no? Cioè, perché non si trattava più di trasformare la società perché andasse verso una strada che permettesse liberare non solo le risorse ma anche la mente, anche le persone. Dobbiamo cacciare via la dittatura, ma neanche con tantissima convinzione, perché a livello nazionale c'erano molti che sì, si sono sommati ma con molte riserve, soprattutto perché pensavano che nel referendum Pinochet non lo avrebbe riconosciuto se perdeva. E lì c'è stata una discussione enorme, no? L'allegria gli avviene, tutta questa cosa, che hanno fatto anche dei filmati, dei film su quella roba lì. Ma anche già anche nella elezione dopo, tra il referendum
e l'elezione per parlamentari del presidente Alwin, c'è gente che addirittura ha deciso di lasciare il paese. Questi hanno accettato un accordo che dice che non cambia niente, io cazzo qui non continuo a vivere. E hanno abbandonato il paese. E altri sono rimasti lì, ma erano molto tiepidi, molti anche dei compagni con i quali ho parlato proprio, erano molto tiepidi su questa cosa. In quel periodo, diciamo, io trovo il Cile molto cambiato quando arrivo. E come ti ho detto, dopo 12 anni, io non parlavo con mio padre, non avevo nessun rapporto con lui, e con mia mamma poco, e c'era una sorella che aveva studiato in Francia, e studiava in Francia già al periodo della Unità Popolare, e torna a casa nel 75, e poi esce anche due volte per congressi vari. Suo marito è un geografo, quindi lui, soprattutto lui, viaggia molto e la porta con sé, lei invece faceva storia, no? Poi uno dei miei fratelli ha fatto un dottorato alla Jumis in Manchester, quindi a lui l'ho visto due volte, no? Quindi c'era la comunicazione, ma non con mio padre, e mia madre poco, perché mia madre seguiva tutto quello che diceva il papà, no? Arrivando a Cile io avevo molta paura, ovviamente, no? Dopo mi hanno detto che mi seguivano, tutto, però io non mi sono accorta di niente, nessuno mi ha cagato, secondo me. E io invece pensavo, oh, adesso cosa mi succederà? È stato bello, bello, bello. Sono stata 12 giorni, ho pianto per 12 giorni. Mi dicevano, tieni un tessito, un caffessito? Io piangevo, come una fontana. Sono andata per tutto il Cile, in autobus, per incontri vari, ho incontrato un sacco di gente. E ogni tanto saliva qualcuno a un autobus e mi sedeva accanto, non era un amico. Uno che lo avevano mandato con una lettera per me a trovarmi, no? È stato molto bello. Ho visto il Cile molto scuro. Il cambiamento di Cile, come sono cambiati in questi 17 anni, come l'idea di Milton Friedman con la politica economica del libero mercato ha fatto cambiare la mentalità della gente. Tutto funzionava intorno alla cosa economica. Cosa ti voglio dire? Io sono tante cose che uno fa, poi in Italia, insomma, l'ho fatto sempre, io. Che lo fai perché magari serve, perché magari pensi che può dare una mano, perché può aiutare, può servire la cultura, servire questo, e questo non ha un valore economico. Tu lo fai e basta. In Cile no. Cioè, tutto quello che la gente fa ha un valore economico. C'era una lista di 1500 persone che non potevamo rientrare in Cile, che non potevamo tornare. Per cui, quando si è verificato questa visita, è stata pubblicata nel Mercurio la lista dei 1500-1700 persone a cui era vietato rientrare in Cile, di poter rientrare, di poter tornare in Cile. Io, che avevo vissuto come tutti gli esiliati, con la valigia pronta per tornare, cioè, perché tu vivi la vita pensando in quello che sei stato, in quel in tuo paese, da dove sei uscito, la tua gente, parenti, amici, compagni, eccetera. Allora io ho detto, io ci vado. Ho avuto la possibilità, mi hanno fatto difficoltà di prendere le mie ferie in quel momento lì e sono partito, no? Quando io ho deciso di partire, sono partito. Lì nella mia provincia, il mio comitato regionale, provinciale, manca la metà. Uccisi nei primi giorni o carcerati e scomparsi, no, di quel gruppo di viventi. Poi in alcuni comuni poi hanno ucciso alcuni compagni, nella mia provincia ti parlo io. Buona parte del Frente Patriottico che ha voluto continuare per diversi motivi. Sicuramente quella democrazia non le garantiva, dal punto di vista della vita, una posizione nella società. L'altra cosa è che comunque il PC in qualche forma le ha abbandonate. Noi avevamo creato, o il partito aveva creato questo Frente Patriottico
e non potevamo abbandonarli. La gente che aveva 23, 24 anni, che per anni si è dedicato solo a questo, e poi tu li abbandoni, non è possibile. Cioè, non è umano, non è politico. Qui è finita. Cioè, tutto quello che c'è da fare è soltanto è come si arriva a quello che avverrà nelle migliori condizioni per le classi dominanti. La società cilena continuerà a essere spaccata. Non conta fondamentalmente che 4, 10, 15, 50 o 200 ufficiali o sottufficiali delle forze armate siano in questo momento condannati in un carcere speciale per violazione dei diritti umani. Ma 200 persone, 300 persone, 500 persone, di confronto a 5.000, non sono niente. La mia casa era molto divertente, perché mia mamma, che era lei che era riuscita, mia mamma si era girata dall'altra parte, mia mamma era diventata di opposizione, essendo una donna, non so dire neanche di destra, ma molto frivola, superficiale, una ricca signora, che leggeva le selezioni del Reader's Digest, pensava che i comunisti avevano le antenne, delle cose così incredibili, no? Lei ha fatto parte di un gruppo per far ritornare gli esuli, è andata al collegio degli assistenti sociali a ottenere la mia amnistia. E allora la casa, siccome la casa nostra era molto grande, noi siamo sei fratelli, no? E quindi la casa era un albergo praticamente grandissima, no? E c'erano riunioni quando io sono andata e ho partecipato a diversi incontri. Mia madre, che era già anziana, no? Fotocopiava tutte le robe di sinistra, le distribuiva alla gente, mia mamma. E però c'era una cosa molto comica che secondo me, io sono sicura che mio papà lo sapeva, tutti facevano finta di che il papà non lo sapeva, e quando facevano delle cose finte, nel senso che era una festa di compleanno di qualcuno, come si fanno quando tu fai la vita clandestina, ti insegnano che tu vai a un posto, però deve essere esatto quello che tu stai dicendo. La riunione la devi fare e quando c'è il compleanno dell'amico. E quindi quando ti vedono, tu devi dire io stavo andando o stavamo festeggiando il compleanno, deve essere effettivamente quella data lì. Devi portare con sé il documento che dovevi essere andato a fare, invece di andare a fare un'altra cosa. E allora in casa entrava mio papà in una stanza e tutti modificavano la conversazione, ma io compravo in strada così della gente che mi vendeva o quelli che aveva mia mamma, le riviste, e tutti le nascondevano a mio papà. Io invece li lasciavo in salotto, nella mia stanza, in bella mostra così, perché non ero abituata, no? a nascondere tutto. E mio papà li prendeva, li leggeva e discuteva con me degli argomenti, quindi io sono sicura che a mio papà gli piaceva questo gioco che si faceva con lui, perché a lui non sarebbe piaciuto, no? Che tutti facessero queste cose qua, con i comunisti, così, no? In generale in Cile, quando uno si trovava con un compagno allora, anche se uno aveva fretta, andava da corsa di qua, ti fermavi col compagno, si offriva un caffè, una cosa così. E stavolta invece andavano tutti di corsa, tutti di corsa. Non c'era tempo per il caffè. Mi stanno aspettando qua. L'altra cosa curiosa che ho trovato io quando sono tornato lì questi due mesi, tutti si aspettavano qualcosa di quelli che tornavano. Dico tutti, l'80% mi ha chiesto che progetto hai? C'è spazio per me nel tuo progetto? Allora, gente dell'esilio, alcuna gente dell'esilio è tornata con qualche mezza valigia piena per fare attività, l'ha fatta ed è diventato anche deputato, parlamentare, però la grande maggioranza degli esiliati no, non aveva questa condizione. Questo non lo sapevano i compagni, perché là era passata l'idea di che noi avevamo l'esilio dorato, capito? Per fortuna un giorno si sono riuniti lì nel mio comitato regionale e due vecchi compagni mi hanno invitato alla riunione, poi hanno parlato con i due segretari e si univano. Nel momento che si univano con i due partiti,
definitivamente, diciamo, dovevano poi chiamare a una riunione provinciale se eleggeva un solo segretario. A un certo punto, vedendo questa discussione che avevano e parlavano, mi hanno detto se volevo dire qualcosa. Allora io ho detto, io ti ringrazio, ma io voglio parlarvi di una cosa che ho trovato tra i militanti, tra i compagni, qua. Ho parlato tanto, Orbea, Loncoce, qui a Temuco, in varie città. Tutti pensano che noi nell'esilio abbiamo avuto un esilio dorato. E gli ho raccontato. Qui ci sono persone che avevano un diploma, erano titolati all'università in Cile, hanno fatto le pulizie. Non c'era niente di quel famoso paese inventato che io nel mio cervello avevo messo. Questo paese di tanti colori, questo paese non grigio, in realtà non era grigio, ma era completamente diverso. E questo, ti assicuro, è stato un colpo molto forte perché anche ti è caduta l'idea di che cazzo, io per questo ho votato 16 anni, mi è venuto a domandarmi, no? Rinunciando a tante cose, a studiare, magari a fare delle cose che se non mi occupavo di politica potevo fare. Vi assicuro, non ti sto dicendo che mi pento, non mi pento di niente. No, se ci fosse una situazione uguale come quella, sicuramente tornerei a farlo. Però accorgersene è molto brutto, è molto duro, molto. È un colpo molto forte. Abbiamo commesso un errore. E questo l'abbiamo parlato con Natalia e con Peche, che sono i miei due figli, che io gli ho raccontato di un paese che non c'è più e che loro, quando sono andati in Cile, sono andati alla ricerca del paese che l'avevo raccontato io. E invece non lo hanno, giustamente non lo hanno trovato. Sono tornati indietro. Cioè loro sono bravi ragazzi di sinistra, sono molto coscienti di dove vengono, chi sono, però non andranno mai a vivere in Cile. È stata una battaglia che tu hai perso, che una generazione completa ha perso, non c'è futuro se non hai la capacità di vedere, analizzare questa cosa e pensare al futuro. Se non lo fai, continueremo a essere dei perdenti.